prenderci cura della casa comune, perché queste immagini sono una ferita che deve essere assolutamente sanato. La pandemia che stiamo vivendo ci ha dimostrato drammaticamente, tragicamente, che tutto è connesso. Noi siamo parte del creato e nello stesso tempo ne siamo i custodi. 5 anni fa vide la luce un documento che indicava una nuova possibile rotta alla barca su cui tutti ci troviamo, per usare le parole di Papa Francesco. E allora noi oggi alla enciclica Laudato Si vogliamo dedicare questa riflessione, partendo da una premessa: che questa pandemia che ci ha messo in ginocchio è anche l'effetto dello scarso amore che abbiamo dimostrato verso la causa comune. I nostri comportamenti verso l'ambiente possono far fare salti di qualità ai virus che ci aggrediscono. È successo, potrebbe ancora succedere. Buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi, da me e Simone. E passo subito a dare il benvenuto alla nostra prima ospite, alla dottoressa Antonella Litta dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE. Ben arrivata, dottoressa Litta, bentornata a Siamo Noi. Grazie, grazie moltissimo per l'invito. Allora, dottoressa Litta, ne abbiamo parlato in questo studio, partimo in quell'occasione dallo studio di Harvard, a cui poi si sono affiancate altre ricerche, anche europee, italiane, che guardando ai decessi a causa del coronavirus, veramente individuava nella crescita, anche minima, dei livelli di inquinamento, una maggiore esposizione, la causa di una maggiore esposizione alla possibilità di ammalarsi di Covid-19. E del resto, se noi guardiamo alle zone del nostro paese che sono state veramente più duramente colpite, pensiamo alla pianura padana, beh, lì i livelli di inquinamento sono altissimi, dottoressa. Sì, è proprio come lei dice, calcoli che l'area della zona padana è una delle più inquinate in Europa, quindi abbiamo già una situazione che stressa moltissimo l'apparato respiratorio delle persone perché sono esposte al particolato, e ricordiamoci che tra l'altro il particolato viene classificato nel 2013, il particolato fine e ultrafine, come cancerogeno, quindi già di per sé c'è una situazione di esposizione grave che si tramuta in numeri. Ogni anno in Italia perdono la vita 90.000 persone per inquinamento dell'aria. È chiaro che questa situazione determina uno stress, una endotelite dell'apparato respiratorio, cioè una situazione di infiammazione cronica, e chiaramente questo permette un buon gioco al virus. Quindi questo sicuramente significa una maggiore suscettibilità all'azione del coronavirus. E su questo, insomma, ancora molto verrà probabilmente detto man mano che ci gettiamo questa pandemia alle spalle e le ricerche raggiungono nuovi risultati. Allora, oggi è la giornata mondiale della biodiversità. 2 giorni fa la Commissione europea ha presentato un piano molto ambizioso della tutela della biodiversità. Dottoressa, nel modo più semplice possibile, ci spieghi in che modo le aggressioni agli ecosistemi, il depauperamento delle risorse della terra, l'urbanizzazione selvaggia, il commercio di animali selvatici da una parte all'altra del pianeta, il contrabbando delle piante, l'allevamento intensivo, l'agricoltura chimica, tutto questo ha a che fare con pandemie come quelle che stiamo vivendo? La relazione di per sé è molto semplice, nel senso che noi sul pianeta Terra dovremmo vivere tutti in un equilibrio, quindi l'equilibrio col mondo animale, con il mondo vegetale, un equilibrio con le matrici fondamentali per la vita che sono l'acqua e l'aria. Noi siamo l'unica specie che ha alterato questi equilibri con forme di devastazione e di alterazione, e questo è una causa per cui i virus, che per lungo tempo, milioni di anni, hanno avuto come serbatoio naturale gli animali, nel momento in cui il mondo animale, l'ecosistema che ospita noi e gli animali viene distrutto, chiaramente preferiscono passare ad organismi come il nostro organismo, piuttosto che rimanere in organismi stressati e che in qualche modo non gli danno più quella grande capacità di replicazione. Ricorderete tutti quanti le immagini delle distruzioni dei boschi in Australia e come gli animali fuggivano dal fuoco. È ovvio che fuggire dal fuoco significa poi avvicinarsi alle comunità umane, avvicinamento tra l'altro a cui sono costretti negli allevamenti intensivi. Ricordiamoci
questa pandemia non è stata qualcosa di inaspettato, come ci vogliono far credere, è qualcosa che la comunità scientifica ormai da 20 anni diceva: attenzione, perché abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto la MERS, abbiamo avuto l'influenza suina, abbiamo avuto l'influenza aviaria, tutte influenze che hanno per me, che sono state determinate dal cosiddetto spillover, cioè dal passaggio dei virus dal serbatoio animale all'uomo. E questo perché? Per situazioni, per esempio, nell'agricoltura intensiva, negli allevamenti intensivi, di promiscuità. Ecco. Gli animali sono costretti in condizioni drammatiche, si ammalano, le persone che lavorano con questi animali vengono in contatto, basta per esempio prendere un animale malato e poi torcarsi gli occhi o la bocca, e questo permette questo passaggio. E ovviamente questi pacchetti di RNA tendono a replicarsi, e a replicarsi moltissimo. Ecco. E questa è la via del contagio. È stata chiarissima, dottoressa, ma naturalmente l'argomento non si esaurisce qui, poi torno da lei perché voglio virtualmente introdurre nel nostro studio anche padre Giuseppe Buffon, decano di teologia alla Pontificia Università Antonianum di Roma, responsabile della rete internazionale di ecologia integrale. Padre Giuseppe, bentornato a Siamo Noi. Salve. Allora, padre Giuseppe, per molti questa esperienza tanto dolorosa, la pandemia che stiamo vivendo praticamente in tutto il mondo, è un'altra, se ce ne fosse bisogno, un'altra dimostrazione del valore profetico della Laudato Si di Papa Francesco. Prima diceva la dottoressa, la comunità scientifica sono 20 anni che ci avvisa di questo rischio. David Quammen, il giornalista che ha firmato un libro che si intitola proprio Spillover, l'aveva prevista ascoltando la comunità veramente nel 2012, pensate quanti anni fa. E in molti sottolineano davvero come la pandemia, e qui torniamo, padre Giuseppe, a quel tutto si connette, non è come un terremoto, ma come un uragano, cioè la frequenza, la forza con cui ci colpisce è il risultato di quello che noi facciamo alla casa comune. Sì, esattamente. La profezia della Laudato Si era proprio questa, cioè di rimettere, cioè di mettere l'ambiente naturale, diciamo, al centro di un dibattito anche educativo, anche sociale, anche politico. E invece, anche, soprattutto dal punto di vista, per esempio, dell'imprenditoria, spesso l'ambiente viene visto come una sorta di realtà che ci mette dei limiti alla quale ci dobbiamo in qualche modo rassegnare. L'abbiamo visto anche a Taranto, per esempio, su questa questione della salute o il lavoro. Sembra che per fare industria bisogna in qualche modo rassegnarsi a delle norme che riguardano l'ambiente, e anziché invece partire dall'ambiente, fare dell'ambiente un'opportunità per creare una nuova impresa, una nuova industria, una nuova economia, un nuovo pensiero sulla società. Ecco, la prospettiva va dunque rovesciata. Padre Giuseppe, certo, alla luce di questa esperienza terribile che stiamo vivendo, a suo giudizio qual è il messaggio più forte, rivoluzionario, forse a partire anche da quell'aggettivo integrata, ecologia integrata, insomma, che comunque è contenuto nel Laudato Si? È che non bisogna fare riduzionismi. Prima parlavamo di questa, della biodiversità. La biodiversità è proprio l'emblema della complessità, è proprio l'emblema della ricchezza che più è differenziata, più è diversa, più è pluriforme, più è ricca, e più è ricca, più è sinonimo di equilibrio, diceva prima giustamente la dottoressa. E quindi ecologia integrale significa proprio questo, cioè avere un approccio complesso, un approccio interconnesso, un approccio interdipendente, un approccio, come si può dire, sistemico quasi alla realtà. E questa, secondo me, è la vera, che è un metodo prima di essere un contenuto nella Laudato Si. Padre Giuseppe, l'enciclica parla a tutti, veramente parla a tutti, laici e credenti, ha dato uno slancio inatteso a tante associazioni, movimenti, persone che da anni lottano per la casa comune. Però vorrei chiederle se possiamo ravvisare dentro questo documento un messaggio che è in particolare rivolto a noi cristiani, che ci chiama in causa. È quello di rivalutare, per esempio, la creazione. E per noi la salvezza ha avuto un luogo centrale, la salvezza dell'anima, spesso dicevamo nella tradizione cristiana. Invece
la creazione, diciamo, è il presupposto poi dopo della salvezza. Il Dio creatore è lo stesso Dio salvatore, e quindi ripensare anche il nostro itinerario cristiano alla luce di questa sorta di unità, il Cristo sta al centro della realtà appunto creata e salvata, direi che è veramente un recupero che bisognerebbe fare all'interno della... Anche, per esempio, c'è un passaggio interessante nella Laudato Si, dove Papa Francesco dice che da una parte ci sono i cristiani sociali che vedono soltanto nel riscatto sociale la salvezza, dall'altra parte i cristiani tradizionali che vedono soltanto nel riscatto dell'anima la salvezza. Poter tenere insieme queste due realtà e mettendoci anche l'ambiente dentro a questa dimensione sociale individuale è che è proprio la conversione integrale che ci manca. Ecco, noi oggi non potevamo non avere qui con noi una collega, un'amica personale, un'ambientalista storica, Grazia Francescato, cui Simone Dio diamo il benvenuto. Grazia, ben arrivata. Salve, un abbraccio a tutti voi. Grazie, a tutto si connette al punto che io con te parto da un ricordo, da una testimonianza personale. Esattamente dove ti trovavi, insomma, il giorno in cui è stata presentata la Laudato Si, e quali sono stati i tuoi sentimenti, le tue emozioni quel giorno? Mi trovavo, non per caso, in Vaticano. Sono stata invitata e vi devo dire con sincerità che ho pianto di gioia, di commozione, perché sentire una voce straordinariamente autorevole come quella del Papa, che diceva molte delle cose che noi abbiamo detto con voci molto più umili, è stato un sollievo incredibile. E la cosa che più importante che vorrei dire oggi è che grazie al Papa noi abbiamo capito, anche al Papa, che noi, chi siamo noi? Non siamo le scelte che facciamo. Noi saremo domani le scelte che facciamo oggi. Non c'è più tempo, dobbiamo decidere ora. E abbiamo davanti una strada, che è quella appunto indicata dal Papa. Certo, tanti parlano di Green Economy, di Green Deal. Io partecipo a queste battaglie perché, come dice la Laudato Si, l'amore è anche civile e politico, no? Però il Papa va oltre. Intanto cominciamo col dire che, siccome oggi la memoria è in via d'estinzione più del panda, e noi dobbiamo costruire la memoria collettiva che è legata alla nostra identità, e dobbiamo ricordare che, guardando al passato, il filo verde dentro Chiesa non nasce con la Laudato Si. La Laudato Si non è un fiore che spunta nel deserto. Pensate per esempio a persone come Sant'Agostino, San Benedetto, la famosa Hildegarda di Bingen, no? San Francesco, grazie. E poi naturalmente stava arrivando, non si poteva non arrivare, San Francesco d'Assisi, e non a caso il Papa si chiama Francesco. E poi da Assisi parte tutto, perché parte da Assisi nell'86 anche l'unione delle varie fedi, quindi non tanto quella cattolica, ma le varie fedi che proprio in quella data si sono riunite per lavorare insieme in difesa della casa comune, che è l'ambiente. E l'altra cosa, fatemela dire, del Papa, insomma, gesuita, sa quello che fa in maniera molto, molto capillare. Lui ha scelto anche la data giusta per lanciare la Laudato Si, che era un po' prima della famosa, ve lo ricorderete, conferenza sul clima di Parigi nel 2015, che ha dato il via poi agli accordi di Parigi, che sono la base su cui il mondo intero, su cui tutte le nazioni del mondo devono lavorare, si devono strutturare per poter contenere questo cambiamento climatico. Grazie per avercelo ricordato. Abbiamo ricostruito il contesto in cui si situa la pubblicazione di questo documento, poi insomma anche l'anno in cui si sono indicati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ma poi con Grazia ci torniamo, il 2015, perché questa strada di cui parlava Grazia Francescato è una strada che noi vogliamo percorrere con voi, Simone. Eh sì, e allora per questo vi coinvolgiamo, forza, partecipate alla diretta di Siamo Noi e condividete con noi ricordi e riflessioni sulla Laudato Si. Quali sono secondo voi gli aspetti più belli dell'enciclica di Papa Francesco? Allora vi lascio i nostri contatti per interagire con noi, la nostra mail siamonoi@tv2000.it, il numero WhatsApp 348 3070 345, potete lasciarci un messaggio oppure un vocale, altrimenti c'è il numero verde 822 88 96, oppure lo sapete, tutti i nostri social, vi aspettiamo.
Grazie Simone. Padre Buffon, l'enciclica Laudato Si è un documento profondo, molto profondo, pieno di spunti. Nello stesso tempo è anche un documento pieno di concretezza, perché ci indica proprio delle vie, delle possibili soluzioni, e anche un grande merito, che è quello proprio di rintrecciare e forse di riconciliare anche generazioni diverse intorno alla responsabilità nei confronti della casa comune, di questo ambiente che non ci appartiene, noi ne siamo i custodi e abbiamo la responsabilità di riconsegnarlo a chi arriverà dopo. Riconsegnarlo come? Questa è la faccenda, padre Buffon, padre Giuseppe. Sì, una delle diciamo degli elementi su cui torna spesso Papa Francesco è proprio la nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future. L'idea di sostenibilità, uno degli elementi della sostenibilità è proprio questo qui: non possiamo sottrarre risorse alle generazioni future. Sappiamo che in agosto abbiamo l'Overshoot Day, cioè il giorno in cui abbiamo consumato già le nostre risorse e viviamo alle spalle delle generazioni future, quindi abbiamo una responsabilità nei confronti del futuro. Anche le imprese sono chiamate a fare piani di sostenibilità di lunga durata, ormai anche le compagnie assicurative non danno più finanziamenti a imprese che non assicurano piani di lunga durata. Quindi dobbiamo avere una visione di futuro per stare dentro a questa realtà. Io torno, Grazia, al legame di cui parlavamo all'inizio tra la pandemia terribile che stiamo vivendo e il corso delle nostre azioni nei confronti dell'ambiente. Prima la dottoressa Litta ci parlava dell'inquinamento, ma non solo, ci ha parlato di certi modelli produttivi, degli allevamenti intensivi. Io l'altro giorno restavo molto colpita da un rapporto che ha fatto Greenpeace, guardando al Bresciano, dove sappiamo con quale forza ha colpito il virus, dove molto diffusi sono gli allevamenti intensivi e dove nelle acque si sono trovate, io lo cito, tracce di 11 diversi farmaci usati per gli animali, di cui 7 antibiotici e non per curarli evidentemente, 30 pesticidi, di cui 9 non autorizzati. Questo dice parecchio, Grazia. Certo, noi siamo, diciamo, da 50 anni impegnati a gettare l'allarme, quasi sempre inascoltato, perché il problema di fondo qual è? Noi ci riteniamo padroni della natura. La natura, l'ambiente, per noi è una specie di supermarket dove andiamo a prendere quello che ci serve, oggi il legname, domani gli animali, ma non è così. La natura, e lì hanno ragione gli indigeni, la cosmovisione indigena che Francesco ha portato anche a Roma nel Sinodo sull'Amazzonia, la natura è la Pachamama, la grande madre, Gaia, è un pianeta vivente, quindi noi dobbiamo trattare gli animali, le piante, gli ecosistemi come i nostri fratelli, siamo i custodi, non i dominatori del pianeta, quindi ci vuole un salto di qualità della coscienza collettiva. Dobbiamo farlo grazie a questo salto di qualità. Per forza. Non c'è più tempo. Perché? Tu ce lo stai dicendo da parecchio che non c'è più tempo. Perdona l'interruzione. Sì, scusami, grazie. E ultima la tua riflessione, perché volevo tirare dentro di nuovo la dottoressa Litta, proprio su quello che hai appena detto. La riflessione l'avevi ultimata. Dottoressa Litta diceva, grazie, non c'è più tempo, dobbiamo ripensare non solo il nostro stile di vita personale, ma tutto il sistema produttivo, ce lo diceva anche padre Giuseppe. E padre Giuseppe ci ricordava Taranto, insomma, non può più essere che salute ed economia siano contrapposti, non può più essere che mandiamo avanti un'economia che spoglia il nostro pianeta di risorse, che impoverisce le persone, dottoressa Litta. È assolutamente così. In ogni scelta, come ricorda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, bisogna mettere la salute al primo posto. Ha ricordato bene il Papa durante i riti in solitudine dell'ultima Pasqua, quando ha detto non possiamo vivere pensando di essere sani in un mondo che è malato. Quindi il mondo è estremamente malato. Voglio ricordare che ci sono oltre 12 milioni di persone che ogni anno muoiono per patologie legate all'inquinamento, e questo inquinamento è determinato da modelli che chiamiamo ancora di sviluppo, ma sarebbe veramente anche utile fare una riflessione su questo termine qui, che sono quello energetico, quello del trasporto aereo, per esempio, tutto ciò che fa riferimento all'utilizzo di combustibili fossili, che chiaramente vanno a inquinare l'aria, modalità di produzione agricola e di allevamento zootecnico che sfruttano
la terra e sfruttano gli animali, quindi giustamente hanno bisogno, come nelle monoculture, dei pesticidi e negli allevamenti intensivi degli antibiotici. E poi ricordiamoci che un'altra grande emergenza è quella appunto dell'antibiotico resistenza. Non è solo, abbiamo soltanto il problema che resistono agli antibiotici, pandemia, virus, benissimo, ma anche e tutto ciò ci impone, dovrebbe imporci, ma su questo comincio veramente a avere dei seri dubbi, una conversione ecologica, un cambiamento immediato dei modelli di produzione. Assolutamente, assolutamente. Anche dei modelli di rapporto tra le persone e tra i popoli. Dottore Salita, assolutamente. Cinque anni dopo la pubblicazione del Laudato Si, dobbiamo ricordarcelo, perché insomma gli scienziati ce lo stanno dicendo che la resistenza ai batteri è la grande emergenza dei batteri, scusate, agli antibiotici, è la grande futura emergenza per l'umanità, così come ci parlavano delle pandemie. Speriamo di non doverci fare i conti come stiamo facendo adesso. Allora, è iniziata il 16. Si concluderà domenica 24 maggio la settimana Laudato Si. È una sorta di campagna globale proprio in occasione di questo anniversario dell'enciclica sulla casa comune. Così diamo il benvenuto a Antonio Caschetto, coordinatore programmi per l'Italia del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Antonio, ben arrivato. Grazie Gabriella e Simone, grazie dell'invito. Allora Antonio, ci spieghi un po' meglio, io l'ho fatto abbastanza sbrigativamente, che cos'è questa settimana che si è aperta il 16 e che si concluderà il 24? Allora, la settimana Laudato Si è un po' una festa, possiamo dire, per festeggiare i cinque anni di questo stupendo documento che è la Laudato Si, che è una lettera d'amore che Papa Francesco ha scritto per l'umanità, una lettera in cui c'è il canto, lo stupore, ci sono le lacrime, quindi c'è il dolore, e queste due azioni sono come sistole e diastole di un cuore e ci devono chiamare all'azione. E proprio abbiamo sotto gli occhi anche le immagini recentissime dell'India, del Bangladesh, e è proprio con questo spirito che nasce l'idea di festeggiare in un senso completo, olistico. Ecco, come festeggiare, come Antonio, come festeggeremo in questa settimana? Allora, questa settimana tante è stata iniziative spontanee. Sì, di tanti eventi, su tre livelli principalmente. C'è un primo livello che è un livello anzitutto di preghiera, perché è fondamentale pregare per la nostra casa comune e nel creato, con uno sguardo verso proprio queste lacrime, le lacrime della terra e le lacrime dei poveri. Poi ci sono state una serie di eventi, di incontri online, praticamente sono stati promossi sia in forma ufficiale dal Dicastero per lo sviluppo umano integrale, sia poi anche in maniera autonoma. Più di 200 tra webinar di diverso tipo hanno partecipato anche personalità importanti, conferenze episcopali dall'Asia all'Africa, agli Stati Uniti, al Brasile. Ha partecipato per esempio nel seminario di apertura anche Padre Augusto Zampini, che per noi ecco è un punto di riferimento importante anche per quello che riguarda l'ecologia integrale. Insomma Antonio, c'è tantissimo fermento, io ti interrompo qua perché dobbiamo necessariamente andare in pubblicità, ma tanto rientriamo dopo, quindi ci ritorniamo su questa settimana, così come continuiamo a indagare anche il nesso, il rapporto che c'è tra le nostre azioni nei confronti dell'ambiente e la nostra fragilità, la nostra esposizione nei confronti di pandemie come quelle che stiamo vivendo. Ripartiremo anche dalle vostre domande alla dottoressa Litta. Ci vediamo quindi tra pochissimo, pochi istanti qui in studio. Ben rientrati a Siamo Noi, stiamo riflettendo sulle nostre responsabilità nei confronti della casa comune, su come le nostre azioni nei confronti dell'ambiente veramente ci espongono ancora di più, sono concausa di emergenze terribili come quella che stiamo vivendo con la pandemia. E abbiamo delle domande per la nostra dottoressa Litta, tra pochissimo vi portiamo ad Assisi, nel frattempo a te Simone. Sì, beh, intanto vi ringraziamo perché ci state veramente mandando tantissime riflessioni sulla Laudato Si, ma vorrei appunto soffermarmi, come dicevi Gabriella, su una domanda in particolare di Marta, che dice: state parlando di un nuovo modello di sviluppo, perché non ripartire da una nuova organizzazione sanitaria? Non più grandi ospedali, ma servizi territoriali efficienti? Dottoressa Litta. Sono assolutamente d'accordo, ma questo chiaramente presuppone che ci sia una forma di sanità sicuramente pubblica, e quindi va su uno
va assolutamente implementato il servizio sanitario nazionale, che è un bene di tutti, che ossequia quello che è l'articolo 32 della Costituzione. Purtroppo quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni, una privatizzazione selvaggia, un ridurre l'offerta del servizio pubblico per favorire il privato, e questo in parte è anche un po' quello che ha spiegato la grande difficoltà di trovare poi letti nella terapia intensiva, quando in Italia si è andati verso una riduzione costante del rapporto tra popolazione e posti di ospedalizzazione, e quindi posti di terapia intensiva e subintensiva. Okay. Quindi noi dobbiamo fare una conversione ecologica, che significa anche ripensare alla salute come un bene non solo individuale, ma un bene di tutti. Questa è un'assoluta priorità. Deve avere i fondi necessari perché sia così. È un'assoluta priorità, per essere poi accanto anche ai più vulnerabili, qui non si tratta solo di vivere di più, ma vivere meglio di più, quindi con un'assistenza costante. Padre Buffon, grazie a Francescato, prima lo diceva, c'è tutto un filone nella Chiesa, nel cattolicesimo, di attenzione forte nei confronti della casa comune. San Francesco ci sembra così moderno con il suo pensiero, con questa idea che non esiste un mondo della natura, è un mondo degli esseri umani. Ce n'è uno solo, Padre Giuseppe. Francesco era una sorta di ammiratore di questo abbassamento di Dio e vedeva nelle orme della natura esattamente questa sorta di umiltà di Dio che arriva proprio alla realtà più infima. E questo, la natura per lui era davvero la fine di un itinerario molto, diciamo così, alla ricerca di questo Dio dell'abbassamento. Prima di partire per la visita al sultano d'Egitto, per esempio, Francesco fa la predica agli uccelli. Significa che questa predicazione alla natura è una sorta di apertura universale, questa visione universale che mette Francesco in una sorta di fraternità universale. Per cui in questa fraternità universale, come diceva appunto nel Cantico, non ci potevano non essere anche le creature, fratelli e sorelle. E poi il Cantico diventa veramente un aiuto, le creature del Cantico diventano un aiuto all'uomo, il quale non può nemmeno nominare Dio, dice Francesco all'inizio del Cantico, se non avesse le creature che lo prendono per mano e lo riportano, ecco, a questa lode. E qui c'è tutto. Allora, adesso vogliamo mostrarvi un'opera, anche questa integrata, fatemelo dire, connessa, perché tutto si connette, il lavoro di architetti, di tecnici come gli ingegneri, di musicisti, di artisti. Quest'opera è stata creata proprio per celebrare l'anniversario della Laudato Si, si chiama The Living Chapel, la cappella vivente, è un luogo di preghiera, di profonda armonia tra natura, musica, arte, preghiera. Ecco, questo luogo, questa cappella vivente oggi a Roma sarà spostata ad Assisi, nella città di San Francesco, speriamo quanto prima, vediamo. La Living Chapel è un'installazione che unisce architettura, musica e natura. La struttura è stata ideata da Julian Rivi, che è un musicista, e voleva in qualche modo riproporre il passaggio da un ambiente più gretto, anche meccanico, a un ambiente più naturale. Quindi è stato pensato come un elemento costituito da elementi metallici che poi venisse ricoperto da piante e poi accompagnato da della musica prodotta da un gioco di acqua. È una struttura costruita completamente in alluminio riciclato al 100% e riciclabile, di cui una parte è tutta rivestita da pannelli in PVC riciclati anch'essi e poi da una serie di feltri che ospitano questo giardino verticale. Questo oggetto si fonda, diciamo, sulle misure di base della Porziuncola d'Assisi. È come se fosse la visione contemporanea e vivente della Chiesa voluta da San Francesco, dove, diciamo, nella sua forma originaria il giardino era perimetrale, qui invece il giardino fa parte proprio della struttura, per cui le mura sono tutte mura vive, viventi. Ed è un invito ad un'esperienza spirituale di conversione ecologica, come dire, di rendersi conto della bellezza della natura, della bellezza anche dei suoni naturali, in questo particolare contesto anche accompagnata da
dal gracchiare dei vari uccelli, dei merli, dei gabbiani e dei pappagalli. Qui c'è una sintesi della spiritualità, della comunità che si crea, dell'armonia, della bellezza. Allora io credo che questa cappella diventerà un linguaggio eloquente della santità di Dio, ma che è molto concreta, che è presente nella bellezza della natura. E questa domenica che benediremo questa cappella, che in modo molto umile comincia qui, ma i sogni sono di creare tantissime di queste cappelle in varie parti del mondo. Chiamiamo anche all'azione, perché la Living Chapel è anche una raccolta di circa 2000 alberi forestali provenienti dalle foreste del centro e sud Europa, che saranno poi distribuiti a fine estate e a scuole, organizzazioni governative e non, e a tutte le persone di buona volontà che avranno voglia di mettere a dimora il loro giardino. Per cui c'è un duplice messaggio: uno è simbolico, chiunque verrà qua potrà passare attraverso la Living Chapel e quindi vivere dell'ispirazione che potrà dargli, e allo stesso tempo potrà essere parte attiva ricevendo un albero da poter mettere a dimora in un giardino che noi chiamiamo il giardino Laura Rosa. Magnifico, abbiamo pochi istanti conclusivi, quindi aiutatemi con la sintesi. Grazie, sentivo quei cinguetti sullo sfondo. Sì. Ecco, una tappa significativa del cammino della Chiesa nei confronti proprio della Casa Comune è stato il sinodo dedicato all'Amazzonia. Perché la partita si gioca lì? Perché è tanto importante l'Amazzonia? Grazie. Allora, l'Amazzonia l'ho conosciuta benissimo ed è lì che è nata, proprio quando ero giornalista di Airone, la mia vocazione a indagare il rapporto tra natura e spiritualità, proprio perché la cosmovisione indigena mette al centro la Pachamama, la madre terra, come creatura vivente, quindi il rispetto, l'amore per questa creatura e non il dominio, come invece predica la nostra civiltà occidentale. Ecco. È molto bello anche finire dicendo che non si muove da sola la Chiesa Cattolica, grazie a Dio. Ci sono le fedi, tante altre fedi, buddista, induista, il mondo ebraico, che camminano a fianco della Chiesa Cattolica, hanno fatto moltissimo e stanno facendo moltissimo per difendere l'ambiente. Grazie. Anche in maniera molto concreta, perché c'è tutto un lavoro di cui poi parleremo. Sulla finanza sostenibile, anche quella è fondamentale. Grazie per averci ricordato anche questo. Rapidamente, Caschetto, che succede domenica? So che ci sono due orari importanti, mezzogiorno e le 15. Sì, a mezzogiorno ci sarà domenica il momento 24, della maggio. Preghiera. Tutta la comunità mondiale è chiamata a fare una preghiera, la potete trovare sul sito Laudato Si week.org. In preparazione a questo momento importante, che poi vede la sua conclusione nella messa mondiale della Papa Giovanni XXIII, che verrà trasmessa nella web TV, vi proponiamo anche molto importante un ritiro che faremo domani mattina. Bene. Con Thomas Insua, con il nostro direttore. Bene. Esecutivo, e un ritiro online. Lo trovate sempre sul sito tra gli eventi italiani. Grazie davvero. Allora, padre Buffon, a lei la conclusione su una domanda complessa e con la sintesi ancora più difficile. Che cosa possiamo dire a chi continua a ritenere la Laudato Si un'enciclica verde, che addirittura potrebbe avere il pericolo di allontanarci, di distoglierci dalle verità di fede? No, è una rivoluzione antropologica. Infatti bisognerà stare attenti a non fare del tema dell'ambiente un tema esotico. Non è un tema esotico né marginale, è proprio un tema concreto, quotidiano, che deve abitare la nostra vita di tutti i giorni, che deve prendere l'impresa, la società, la politica, l'educazione, la sanità. Ma è un tema veramente trasversale, come dicevo prima, e degno di questa definizione di ecologia integrale, dove veramente tutto quanto converge, è una visione della realtà e della società.
e del grazie, futuro. Grazie, grazie a lei Padre Giuseppe, grazie a tutti i nostri ospiti con cui abbiamo iniziato una riflessione che non si esaurisce in una puntata sola naturalmente. Noi vi ricordiamo che questa sera possiamo unirci nella preghiera del Rosario che sarà trasmesso alle 21 da TV 2000 nella giornata dedicata a Santa Rita da Cascia proprio nella Basilica di Santa Rita guidato da Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto Norcia. Ci ritroviamo lunedì, saluti da me e Simone. Grazie.